Ora si registrerà la conferenza. Eccoci qua. Allora, il jailbreak è un evento, un format che abbiamo messo in piedi da oramai un anno, noi di GTR, 2 mercoledì al mese, in cui parliamo in maniera molto libera di tutti i temi che sono di nostro interesse, quindi tutto ciò che riguarda le space technologies, la cosiddetta, diciamo, geomatica, la gestione dei dati geografici in qualche modo. Ora, appunto, è da un anno che siamo in ballo con questo format, e negli ultimi tempi stiamo cercando di, è nostro interesse, ci fa piacere aprire molto anche a ospiti esterni, insomma, allargare un po' i campi di applicazione. Quindi, in maniera molto trasversale. Chiaro che in qualche modo ci deve essere un interesse alle tematiche che riguardano quello che dicevo, insomma, le space tech in qualche modo, però cominciamo a trattare anche temi molto trasversali, come è il caso di oggi. Il format prevede appunto un'ora, tendenzialmente una mezz'ora di presentazione, e poi molto, molto liberamente uno spazio a chiacchiere, diciamo così. L'orario di mattina presto si presta proprio a un format di questo tipo, ancora molto, molto informale, quasi da colazione al bar, ecco, mettiamola così. Quindi questo è un po' il senso. Troverete tutto registrato, i link li troverete sui nostri canali social, ma comunque c'è anche un canale Telegram dedicato al jailbreak, nel quale mettiamo poi il link alla registrazione. Faccio questo per quanto riguarda il jailbreak. Breve introduzione di quello odierno. Parleremo di un'applicazione che abbiamo in mente da un po' di tempo, su cui stiamo lavorando e ragionando da un po' di tempo, insieme a Guglielmo e mutare. Ok, ce l'ho fatta. Che riguarda appunto l'utilizzo dei ricevitori satellitari GPS e GNSS per un'applicazione, che è quella che vedremo oggi, a supporto, diciamo così, dell'attività di fisioterapisti, preparatori atletici. Ora poi su questo Guglielmo ci dirà bene. Perché farlo adesso? Perché nel frattempo abbiamo presentato una proposta di finanziamento alla GSA, l'agenzia europea che si occupa appunto di GPS e GNSS, e abbiamo ottenuto il finanziamento. Quindi, in una squadra composta da GITER, Stonex, che è l'altra azienda partner, anzi è il prime del progetto, e Guglielmo, che è il nostro prezioso collaboratore, stiamo iniziando a sviluppare questo prototipo. Tipicamente queste attività di fusione in progetti di questo tipo si fanno dopo la metà, mettiamola così, del progetto. Perché lo facciamo all'inizio? Il progetto è partito da pochi mesi. Perché da un lato notiamo che c'è molto, molto interesse, quindi ci fa piacere coinvolgere chi è interessato. E dall'altro, perché appunto ci interessa anche sapere un po' fin da subito, avere fin da subito dei feedback, capire un po' quali sono le sensazioni. Noi vorremmo e dovremmo uscire da questo progetto con un prototipo funzionante. Quindi avere fin da subito dei feedback da parte di potenziali interessati è interesse di tutti, interesse anche nostro per sviluppare qualcosa che sia realmente utile, insomma, che risponda ai bisogni reali e non che sia soltanto un progetto di. Quindi, vedo che è arrivato anche Marco, che è il project manager del progetto in questione, quindi direi che siamo tutti e lascio la parola a Guglielmo. Prego tutti quanti per cortesia di tenere i microfoni spenti. Poi alla fine della presentazione invece ci sarà, insomma, ne potremo parlare. A te, Guglielmo. Ok, allora buongiorno, buongiorno a tutti. Allora,
Ditemi se il PowerPoint è partito, lo vedete tutti? Siana, tu lo vedi? Sì, si vede, si vede. Perfetto, perfetto. Ci sono ancora dei microfoni accesi, controllate un attimino se il microfono di qualcuno è acceso o spento. Oh, come on, we're open. Let me just cough and do it. Ergus, hai il microfono acceso tu? Ergus, spegni il microfono. Bravissimo. Ergus è un collega fisioterapista ed è il responsabile dei fisioterapisti del Partizani Tirana, che è la squadra campione d'Albania, Serie A di calcio albanese. Allora, cominciamo questo percorso in questa idea. L'idea di Remot nasce qualche anno fa quando ero studente a Roma al master in terapia manuale ed esercizio terapeutico, discutendo con Marco, presso il cui B&B mi poggiavo da studente, di tutti quelli che sono appunto i possibili bisogni di un operatore del movimento che vuole conoscere oggettivamente il movimento del suo paziente, del suo allievo, se parliamo di un atleta, per poter tarare tutta una serie di interventi, dall'intervento di tipo terapeutico all'intervento di tipo prestativo rispetto alla somministrazione di un programma di allenamento. Ed ecco perché stamattina ci poniamo questi come obiettivi, in maniera tale da iniziare ad avviare un confronto tra chi il problema potrebbe risolverlo, che in questo caso siamo noi di questa squadra di lavoro, e più il problema invece lo percepisce e lo fa notare che siamo invece noi operatori. Ora, dirvi qualcosa di me ha il semplice senso di far capire esattamente perché stamattina stiamo parlando di questo. Fondamentalmente, io ho sempre avuto la fissazione del misurare, partendo da tutta una serie di indicazioni che ho ricevuto da studente, in particolare da docenti, che ci portavano le esperienze a loro volta dei loro docenti. In particolare il professore Bosco, che è stato un grandissimo ricercatore di biologia applicata alla fisiologia dello sport, oltre che inventore di tutta una serie di apparecchiature che oggi vengono ancora utilizzate e migliorate, quindi ci riferiamo essenzialmente a pedane optoelettriche e accelerometri in sé per sé. Diceva proprio che allenare è un'arte, ma senza valutare il movimento è come pretendere di portare in mare una barca senza conoscere o saper dare a questa barca una rotta. Utilizzo quotidianamente tutti questi device che vedete nelle immaginette, quindi da due tipi diversi di accelerometri, saturimetro muscolare periferico e tutta un'altra serie di device da spirometro, inclinometro, per restare anche un po' in materia Covid. Fondamentalmente il nostro progetto, l'idea di Remot, nasce nel 2016 parlando con Marco, cosa che io poi ho sviluppato in questo progetto che poi mi è valso questa borsa di studio all'Università di Birmingham, dove ci poniamo l'obiettivo di riuscire a misurare la capacità di carico del soggetto rispetto alla sua caricabilità, ossia affinché io, operatore, possa capire quanto far allenare, con quanto carico il mio soggetto, oppure come applicare l'esercizio terapeutico, devo necessariamente capire i suoi sistemi, quello muscolo-scheletrico, il sistema cardio-respiratorio, andando a valutare quelle che possono essere poi dopo le reazioni sul sistema endocrino, può sopportare la quantità di carico di lavoro che gli sto somministrando. E qui ci leghiamo subito al discorso che faceva il professore Bosco. Se non so valutare, come faccio a somministrare esercizio? Come faccio a capire effettivamente questo soggetto se può avere le risposte che io mi aspetto che lui abbia, oppure che possa non avere le problematiche che potrebbe avere laddove non riesco a tarare bene tutte le componenti? Ora, questa è una slide che faccio vedere spesso ai bambini, ossia il corpo umano può essere considerato appunto come un sistema di sistemi. E
l'efficienza di ogni singolo sistema nell'insieme del loro lavorare assieme permette di notare quell'espressione del movimento, permette di avere quel determinato risultato, quella prestazione. Quindi gli operatori del movimento, siano fisioterapisti, siano preparatori atletici, se, come diceva il professore Arcelli, si pongono prima di tutto un obiettivo che è biologico, ossia stimolare dei sistemi che insieme permetteranno una certa coordinazione e quindi permetteranno di avere un determinato risultato, allora avranno svolto il proprio dovere. Guglielmo, scusami, puoi cliccare su nascondi in basso nella barretta così Certo. scompare e almeno se c'è Fatto. qualcosa. Esatto, ok, perfetto. Ok. Vai, vai. Allora, qui vado avanti, poi siccome la presentazione la rendiamo disponibile, chiaramente la parte scritta la leggerete. Poi vi dico soltanto questo. Oggigiorno, ringraziando il Dio, il ruolo dell'operatore del movimento in generale, quindi fisioterapista, preparatore atletico, istruttore, sta cambiando perché risulta essere sempre più focalizzata sul concetto di funzionamento rispetto poi alla funzionalità, ossia quel che osservo avviene in questo modo, c'è questo funzionamento, corro con questa ampiezza, mostro questa velocità rispetto alla funzionalità, ossia quel che io mi aspetto, il famoso discorso del modello. Mi riferisco ad un modello di riferimento che è standard e taro le proposte affinché il soggetto si avvicini il più possibile ad un modello di riferimento che non è lui, oppure scelgo di studiare il soggetto, come ci diceva all'epoca Bosco, come ci ha insegnato Arcelli, affinché il mio modello di riferimento sia lui stesso. Questo è molto più complesso perché richiede tutta una serie di conoscenze, ma soprattutto obbliga l'operatore a studiare il soggetto in continuazione. Quindi il livello di professionalità richiesta è sempre sempre più alta. Io dico fortunatamente, intanto la slide avete potuto leggerla. Quindi anche il concetto di catena cinetica, sempre ringraziando Dio, sta cambiando. Quindi se si parlava forse troppo esclusivamente fino a qualche anno fa di catena cinetica aperta e chiusa rispetto agli esercizi, adesso riusciamo a parlare in maniera sempre sempre più ampia e approfondita di catena cinetica come una successione di eventi, ossia come l'osservazione di quel che succede da quando il piede lo poggio al suolo rispetto a quando poi lo stacco di nuovo. E lì riusciamo a capire che il gesto del cammino non è uguale per tutti. Il gesto della corsa non è uguale per tutti, il gesto del lancio non è uguale per tutti. Parlando di Covid, non so se con noi c'è già Alessandro Romagnoli, che è un collega che si occupa di ginnastica del respiro. Dobbiamo uscire fuori dal concetto del respiro come una funzione che non ha niente di meccanico, perché il sistema di sistemi e le esperienze che stiamo realizzando un po' in giro per il mondo, e Birmingham ne è un grande esempio. La borsa di studio l'ho vinta lì non a caso, perché lì si è venuto a creare una sorta di circolo virtuoso dove tutta una serie di specialisti di ogni singolo sistema ragionano nell'ottica di dire sì, ma la colonna vertebrale ha una sua mobilità. La sua mobilità è permessa anche da muscoli che sono accessori inspiratori. Di conseguenza, se c'è una scarsa mobilità della colonna, vado a condizionare anche il modo di respirare del soggetto e viceversa. Ma in un soggetto che ha una patologia respiratoria, come si sta osservando in maniera molto molto preoccupante da un anno a questa parte, se c'è una disfunzione patologica del sistema respiratorio, probabilmente avrò una problematica muscolo-scheletrica associata alla colonna vertebrale. Come valuto uno, come valuto l'altro? E se li valuto entrambi, che succede? Che forse ho informazioni per risolvere un problema. Ora, da 20 anni a questa parte, la dottoressa Cogo, che è uno pneumologo e medico dello sport di Ferrara, lei ci fa notare quanto il discorso delle catene cinetiche
partendo sempre dall'esempio del respiro, parte da un segmento, ma per riguardare poi tutto il corpo. Lei ci mostra queste immagini dicendo: se inspiro a braccio alzato, avrò un effetto di stretching a carico di muscoli che dalla spalla vanno al torace e viceversa. Quindi c'è un legame molto molto intimo tra una funzione e un sistema che indirettamente non agisce su quel sistema o su quella funzione, ma che nell'armonia del movimento sì. Ora, perché ho citato la dottoressa Coco? Perché tutta una serie di studi che lei ha svolto nel corso degli anni ci stanno permettendo di comprendere tutta una serie di aspetti appunto legati ad una funzione e stanno modificando l'intervento del terapista manipolativo ortopedico e dell'operatore del movimento in generale sul soggetto in sé. Lei ha scoperto che la perdita della coordinazione toraco-lombare, toraco-addominale agisce direttamente sulla perdita di quel pattern, cioè di quella coordinazione del gesto in chi corre, ad esempio, su sterrato e gli fa scadere la performance perché scade la capacità di ventilare come ventilava nella prima parte del percorso di corsa che ha sostenuto. Questa evidenza che lei ha ottenuto andando a studiare in laboratorio il movimento di runner con un inclinometro, utilizzando poi anche successivamente dei sensori optoelettrici, questo studio è stato preso ed utilizzato da terapisti manipolativi ortopedici puri, e c'è l'esempio della dottoressa Lee, che ha ricostruito con tutta una serie di sistemi di motion capture la mobilità del torace sottoposto a respirazione ampia e frequente durante un'attività di intensità medio-alta come la corsa, ma da questi ricercatori asiatici che ci hanno fatto capire che noi che in Europa siamo fissati con il 6-minute walking test per valutare la capacità di fitness di soggetti affetti da broncopneumopatia cronico-ostruttiva, molti dei quali sono signori anziani di una certa età con difficoltà respiratoria, in realtà ci dice semplicemente che questa persona in 6 minuti non ha fatto altro che percorrere X metri, ma a causa della perdita della coordinazione toraco-addominale non sappiamo esattamente la qualità dell'impegno fisico di questa persona, se è attendibile oppure no. Lo dico in termini più stretti. Utilizziamo un test che non ci dà informazioni utili da spendere per andare a dosare l'esercizio, perché non so effettivamente l'impegno a che consumo di che substrato energetico corrisponde. Semplicemente mi dice: questo una settimana fa in 6 minuti mi ha fatto 500 metri, adesso me ne ha fatto 750, però magari si è più intossicato oggi che la settimana scorsa. Quindi la WHO e la VCPT ormai chiedono al fisioterapista tutta una serie di competenze che sono forse completamente opposte rispetto alle medesime che ci si aspettava 20 anni fa, e ringraziando il Dio, il percorso di ormai cambiato. Non ci si sofferma più sulla limitazione che la patologia mostra, ma sulla funzionalità che il soggetto conserva, andando ad insistere sulla funzionalità. Ed ecco che risulta sempre più importante capire, avere informazioni su come la funzione avviene nonostante l'impairment, nonostante la limitazione. Ed è il motivo per cui adesso noi operatori del movimento ci poniamo sempre più domande: come si realizza il movimento, come si esprime in quel contesto, con che dinamica, quali sono i parametri quantitativi, qualitativi, e quali dati soggettivi e di popolazioni ci permettono poi di riflettere ulteriormente. Se il mio paziente subisce una lesione muscolare, ma siamo sicuri che devo tenerlo fermo come siamo ancora soliti fare noi qua in Italia, e aspettare che possa muoversi
soltanto quando è avvenuta la guarigione tissutale. Sto ragazzo dopo 5 giorni era già in palestra. Qui che hanno fatto? Hanno valutato a che angoli di movimenti, non estando la lesione muscolare, lui non aveva dolore. Ottimo, ti controllo il gesto e ci manteniamo in quel range di movimento dove tu dolore non ne percepisci. Andiamo a lavorare inizialmente sulle capacità residue e poi, nel frattempo che la guarigione prosegue, andiamo a modificare il programma di lavoro. Andando avanti in questo percorso di remote, mi sono reso conto che la ricerca di una motion capture reale per avere una real motion analysis è una vera e propria sfida mondiale. Sfida mondiale che al momento sembra essere portata avanti più di altri istituti, dal Politecnico di Losanna, che ha avuto un'intuizione importante, ossia da soli siamo limitati, coinvolgiamo dipartimenti di altre università che studiano il medesimo problema. Ecco perché il Politecnico di Losanna si sta appoggiando al Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova e all'Istituto Brain, Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Trieste, per collaborare in progetti di motion capture applicati a contesti di vita quotidiana, dal lavoro all'ambito sportivo. Perché il Politecnico di Losanna si poggia a due istituti di neuroscienze? Perché il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova ha un imprinting molto molto più fondato sul muscolo scheletrico, mentre invece sull'aspetto psicologico, quello di Trieste. A Losanna hanno capito che l'approccio bio-psico-sociale alle problematiche o muscoloscheletriche o comportamentali con ricaduto sul controllo del movimento del soggetto sono appunto tutte importanti e soprattutto se devo fornire un'apparecchiatura ad un collega devo necessariamente permettergli di valutare tutta una serie di contesti, da quello muscoloscheletrico puro nel paziente collaborante motivato ad un contesto che invece è di carattere più comportamentale, psicologico. Ora, una settimana fa, la GSA, che sostiene il nostro progetto, ci ha informato con questo post che il miglioramento delle tecnologie satellitari sta già adesso permettendo agli operatori che utilizzano, il GPS per avere informazioni sul proprio allenamento di avere informazioni più precise. Perfetto. Quindi cosa ci sta dicendo la GSA? La GSA ci sta dicendo che migliorando la tecnologia satellitare riuscirò ad avere informazioni più precise di questo tipo affinché io possa ragionare sul mio allenamento, sulla mia gara con un errore quanto minore possibile. Perfetto. Ma se questo interessa all'utente, se questo interessa agli allenatori e dai fisioterapisti interessa in realtà qualcos'altro, ossia se qui a destra abbiamo l'immagine del risultato finale di questa gara di cui vediamo l'arrivo dell'atleta, a me interessa sapere come si è realizzato questo risultato, ossia come si flette quel ginocchio, come poggia questa caviglia e come cade il mesopiede all'appoggio prima della spinta, in maniera tale da riuscire a capire come intervenire durante il periodo di training. Questo perché? Perché il ragazzo in questione che vedete qui nell'arrivo della gara è tra i primi 5 in Italia di corsa in montagna e sistematicamente ogni 6 mesi mi presenta il medesimo problema, dolore mediale di ginocchio. A me interessa capire qualcos'altro rispetto a quel che riesco a notare in palestra, che riesco a notare in lettino, perché non basta. Non mi basta andargli a far percepire il movimento con degli esercizi in palestra, perché lo espongo inevitabilmente a qualcosa che non posso vedere, che non posso controllare. Quindi, se al momento abbiamo a disposizione tutta una serie di applicazioni come questa che mi ha fatto conoscere
Tom qualche giorno fa che attraverso un modello di riferimento ci permette di avere adesso questo. Ossia, abbiamo la possibilità con applicazioni del genere. Tra l'altro, RaceFox è stata lanciata successivamente ad un finanziamento Horizon 2020. RaceFox, integrato con una fascia cardio con le dinamiche di corsa, ti va a proporre un modello di movimento che è semplicemente bello da vedere, ma che non è l'esatta riproduzione di come pieghi il ginocchio, di come pieghi l'anca, di come è inclinata la colonna vertebrale. A me interessa capire questo, perché se fino a una settimana fa con questo ragazzo non avevamo problemi, va in montagna, fa un allenamento perché c'è la neve, di conseguenza se il percorso è lo stesso, se l'allenamento è lo stesso, ma perché ha nevicato affonda di più e quindi deve spingere di più col piede e si ripresenta il medesimo problema, ecco di quanto sono modificate le rotazioni dopo l'appoggio del piede di quel ginocchio, di quell'anca e quindi che stress maggiore a livello di stabilità c'è stato per cui ci siamo di nuovo nella problematica di sovraccarico. Ora, se la letteratura ci dice che osservare la tecnica, la modalità con la quale il soggetto esegue un gesto ci permette di intuire come potrebbe andare a sovraccaricare la caricabilità di cui stiamo ragionando a Birmingham, determinate strutture, tutta un'altra serie di parametri vanno considerati affinché nel sovraccarico non possa incappare. Ed ecco perché quando parlo ad esempio con Maurizio Cito, che è uno degli allenatori della nazionale di mezzo fondo, di questo, lui mi dice tutto vero, ma la cadenza va valutata in funzione della velocità, ricordandoci sempre che una cadenza elevata a scapito dell'ampiezza riduce sì l'infortunio, ma anche la prestazione. Cioè, vuole dire Maurizio, se il soggetto in questione non è l'amatore per il quale è importante che lui faccia attività e quindi gli do tutta una serie di indicazioni che possono ridurre la prestazione, ma gli permettono di allenarsi con costanza e quindi di curare la sua salute, se i soggetti in questione sono questi tre, parliamo della nazionale italiana di mezzo fondo, tutti e tre atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi, io devo capire come andare eventualmente a modulare la proposta senza far scadere la performance. Ora, questa slide l'ho mostrata a lezione agli allievi che abbiamo avuto a Campobasso, al Master, dove ho collaborato come tutor. E perché l'ho mostrata ai ragazzi? Perché in una pausa uno degli allievi mi disse: voglio comprare un sensore di potenza. Ok, gli dico perché. È perché mi dà tutta una serie di informazioni dopo l'esercizio che ho proposto al soggetto, posso scaricare poi dopo i dati, riesco a stampare successivamente un documento che è bello da vedere e quindi faccio bella figura io e faccio do un servizio che piace al cliente. Ok, sai quanto costa però una cosa del genere? Lui mi dice: vedo che lei utilizza Runscribe, so che Runscribe costa 800 euro, prendo Runscribe. Ok, gli do un foglio di carta e una penna, gli faccio vedere questa slide e gli dico: senti, considerata la velocità, considerata la distanza che i soggetti percorrono, considerata la cadenza al minuto che Maurizio in questa foto ci riporta, calcolami la frequenza di passi al minuto, la frequenza del passo rispetto alla frequenza di passo al minuto, e sumiamoci quindi la potenza. Lui mi guarda e mi dice: non lo so fare. Ok, e che compri a fare il sensore di potenza se tu non hai idea di cosa stai facendo? Che informazioni utili ti dà? Il concetto di base quindi è creare un'apparecchiatura che ci permetta di avere informazioni che poi dopo sappiamo usare. Quindi la di base fondamentale è sempre la cultura dell'operatore,
Perché se io adesso vado a lavorare con un paziente come questa ragazza che ha subito una lesione del crociato anteriore, qui non è ancora operata, è il ginocchio destro, e l'unica strategia che al momento ho per andare a migliorare la modalità con la quale lei utilizza il ginocchio, si possa muovere meglio, sviluppando meno compensi e utilizzare delle strategie come quelle che abbiamo imparato da Gockler, quindi gli do un focus attentivo esterno, ecco qua, vedi, va meglio. Io ho bisogno di qualcosa che mi permetta di capire altro per dare, oltre ad indicazioni di carattere coordinativo, anche una qualità della proposta di lavoro con esercizi che mi permettono di dare un carico esterno, aumentando il reclutamento muscolare, andando a migliorare quindi la performance. Perché, torniamo un attimino indietro, se lei in questa immagine qui, in questo video qua, riesce a muovere nettamente meglio il ginocchio, ecco qua, lo ha mosso nettamente meglio, non controlla il ginocchio stesso come potrebbe in movimenti funzionali come camminare, come salire e scendere le scale, perché non ha la capacità di reclutare unità motorie così come potrebbe, così come dovrebbe. Se gli somministro un carico esterno, aumento la richiesta di reclutamento di unità motorie, raggiungerei quell'obiettivo, ma come posso farlo senza andare ad irritare troppo una struttura che già è irritata perché c'è una lesione che dovrà essere operata? Questa è la domanda. Domanda che ho fatto a tutta una serie di ricercatori in giro per il mondo. Parlo spesso con questo qui, Chris Napier, che è un canadese, e lui dice questo, fondamentalmente, addirittura ci ha fatto uno studio e dice: il problema è uno. Mi ha scritto: possiamo confrontarci tra di noi, probabilmente saremmo in pochi a poter parlare di certe cose, perché la cultura media del libero professionista è troppo bassa, tant'è vero che io ti dico che i clinici utilizzano le conversazioni quando si incontrano ai convegni per scambiarsi informazioni e per decidere che fare con i pazienti. Infatti, di conseguenza, diceva lui, l'unica cosa che possiamo fare è essere onesti quando utilizziamo strategie oppure apparecchiature che guidano le nostre strategie. Difatti lui dice: mi sono interessato tanto all'utilizzo di accelerometri, al momento si utilizzano negli studi privati una serie di strumenti che non ci danno informazioni rispetto a quel che realmente succede, ma semplicemente ci dicono: la fotocellula che utilizzo ai bordi del mio Davinulan mi dà tutta una serie di informazioni che mi fanno capire sul tapirulan questo soggetto come corre. Ma se voglio utilizzare quelle informazioni per dire: esci dallo studio, quando corri, la cadenza è questa, l'ampiezza, lavoriamo su questo, il ritmo è questo, sicuramente gli sto dando delle informazioni sbagliate. Quindi dice Napier: dovremmo essere soltanto onesti nel dire: al momento non sappiamo ancora ricostruire con precisione il gesto all'aperto. Il meglio che possiamo fare al momento è questo, ma questa è la cosa migliore se ti alleni qui da me, se ti alleni in palestra. Punto. Lui dice: fin quando non avremo qualcosa di accurato che ci permetta di sapere fuori dallo studio, nella quotidianità del soggetto, che succede. Quindi un po' il concetto di azione e reazione, raccogliamo quello che seminiamo. Di cosa stiamo parlando? Di qualcosa che per me è molto molto interessante, oltre che importante, di osservare quel che succede, come scriveva già Arthur Conan Doyle alla fine dell'Ottocento. Ma a quanto pare siamo ancora lontani da riuscire ad osservare e comprendere qualcosa che è sotto i nostri occhi. Il fisioterapista, il preparatore atletico, si occupa molto di controllo motorio, cioè quindi di capire e poi andare a modulare il movimento del soggetto, riferendosi con le informazioni che ha desunto dalla valutazione
ad un modello di riferimento. Ne abbiamo parlato già all'inizio di questa presentazione. Quindi utilizzo le informazioni rivolgendomi a un modello che è quello biomeccanico, ossia sicuramente funziona così e quindi il mio allievo e le informazioni sul mio allievo si adattano a quel modello, oppure cerco di capire il singolo soggetto che fa. La bravura è riuscire a adattare il modello di riferimento all'oggettività, alla soggettività. Questo è quello che ci diciamo a lezione. Quindi, affinché io possa aiutare il mio soggetto, realmente devo sia avere il modello di riferimento del gesto, riuscire ad avere, essere riuscita ad analizzare gli elementi che facilitano il gesto rispetto a quelli che lo limitano, e per non sbagliare, devo inevitabilmente misurare con una precisione adeguata tutto quel che sto osservando. Quindi l'analisi cinematica che interessa a noi operatori del movimento prevede, come leggiamo, lo studio di posizione angolare istantanee nei vari piani di movimento e la velocità, la conoscenza di velocità ed accelerazioni lineari ed angolari. Tutto questo perché gli accelerometri si basano fondamentalmente su una tecnologia, che è tra loro comune. Facciamo questo esempio concreto. In questa tesi di ingegneria biomedica, l'allieva si è concentrata proprio sull'utilizzo dei sensori inerziali in applicazioni cliniche e sportive, mostrandoci come l'utilizzo di terne solidali, che sono appunto proprie degli accelerometri, ci permetta di andare a ricostruire la dinamica di movimenti o segmentali, come alzare il braccio, oppure movimenti funzionali come ad esempio sciare, le fa l'esempio che faceva Brody in un suo studio, sia possibile ricostruire questi movimenti. Questi sono gli accelerometri che sono stati utilizzati, la tecnologia è quella di X-Sense, e partendo dall'esempio del movimento di flessione del braccio, che poi questa è un po' l'idea che stiamo considerando. Lei dice: affinché io possa analizzare il più correttamente possibile il movimento di sollevamento del braccio, una flessione di spalla, devo andare a considerare che succede in questi punti. Quindi la protrazione e la retrazione, della scapola e dell'articolazione sternoclaveare, la sua depressione, la sua rotazione assiale, così come tutto quel che succede a livello dell'articolazione gleno-omerale. Quindi vado a posizionare questi accelerometri in queste posizioni in maniera tale da avere, insieme anche all'accelerometro posto sul polso, la possibilità di andare a misurare la flessione del gomito, oltre che la flessione di spalla, oltre che i movimenti a carico dell'articolazione sternoclaveare. I dati ottenuti sono questi, ma la cosa più interessante è un'altra, ossia che andando a ripetere il medesimo esperimento con dei sensori optoelettrici, se i dati ripuliti, filtrati, sono esattamente sovrapponibili tra loro, tra accelerometro e sensore optoelettrico, prima di ripulire i dati, in realtà si nota che una corrispondenza esatta tra il sensore optoelettrico che misura e l'accelerometro sovrapponibile realmente non è. Quindi, e qui torniamo ad un discorso che tra noi preparatori atletici facciamo, ossia che è necessaria anche una certa abilità nel leggere e comprendere i dati, in virtù anche di come il soggetto ha effettuato il movimento per cercare di capire se ci sono stati degli artefatti, per utilizzare i dati che ci servono. Che è poi il motivo per il quale, quando nel 2008 Brody ha cercato di ricostruire un movimento complesso
utilizzando accelerometri con un algoritmo di fusione che permettesse a MATLAB di ricostruire più o meno la figura che si muove, lui conclude lo studio dicendo che più aumenta il tempo di lavoro, più aumenta la distanza che percorre, in questo caso lo sciatore, durante la quale voglio andare a misurare il movimento, maggiore sarà la mia incapacità di ottenere informazioni utili affinché possa dare un movimento ricostruito quanto più verosimile possibile, quindi informazioni rispetto alla velocità, informazioni rispetto agli spostamenti attendibili ed effettivamente utilizzabili a fini di ragionamento clinico. Ecco perché dal 2008 finora sono in corso di svolgimento una marea di studi e di considerazioni che mettono assieme l'operato di ingegneri biomedici, di ingegneri informatici, di preparatori atletici, di studiosi del movimento in generale, di fisioterapisti, perché la medesima tecnologia, quindi accelerometri, algoritmo di fusione con MATLAB, viene utilizzata oggigiorno sia a Birmingham allo Spine Center sia a Vancouver dove lavora Napier per cercare di avere informazioni durante le 24 ore in cui il soggetto fa le sue attività, lavora come bianchino perché è un imbianchino, scia perché è uno sciatore, movimenta carichi perché il suo lavoro è quello di spostare in magazzino tutta una serie di prodotti, siano raccolte con una certa precisione affinché io possa capire che cosa far fare a questo soggetto che ha una disfunzione, che ha un disturbo muscoloscheletrico, che ha un bisogno sportivo affinché lui stia meglio, affinché lui renda meglio. Allora, vi lascio con due informazioni. La prima ce l'ha da Friedman. Ti direi se ancora 2 minuti, poi se riesci andare a Sì, chiudere. ma qua andiamo veloci. Feynman nel 1968 diceva appunto questo, diceva stiamo attenti che quando ci poniamo un obiettivo importante, cerchiamo di realizzare, di dimostrare una nostra idea, ma la cosa più importante probabilmente è la conseguenza del tentativo di dimostrare la nostra idea, ossia il fallimento, perché in realtà è dal capire che la nostra intuizione potrebbe essere completamente sbagliata e che potremmo capire come andare comunque avanti e magari avremo scoperto altro. Quindi il nostro percorso parte con questa onestà intellettuale. Questo è quanto per il momento e questo è il prossimo appuntamento di GeoBreak. Grazie mille. Sì, il prossimo appuntamento, vabbè, lo lasciamo anche perché appunto poi rimane registrato, ma cambiamo totalmente argomento anche un po' nello spirito dei jailbreak, quindi parleremo d'altro, di sviluppo software in ambiente GIS, quindi 7 aprile. Lì avete comunque anche la mia mail, nel caso invece ci siano insomma, delle informazioni da chiedere o dei feedback da dare riguardo a questo jailbreak, e avete il canale Telegram a cui, se volete, potete iscrivervi per rimanere aggiornati sulle notizie varie. Niente, lascio invece a questo punto a tutti voi, alla parte per certi versi che a noi interessa, insomma. Se ci sono feedback, ma veramente in maniera molto libera, considerazioni varie. Dopo quest'ultima slide video di Guglielmo, in cui, come dire, si mette lì anche l'ipotesi del fallimento, ecco, vorremmo capire prima di accorgercene tra 2 anni, capire ora se abbiamo da aggiustare il tiro, da
insomma, da coinvolgere un po' di più utenti finali, cose di questo tipo. Guarda, fondamentalmente, noi ci poniamo in un contesto che è già spianato, nel senso che, allora, eccoci qua, board meeting, eccoci. Nel senso che è una vera e propria sfida mondiale questa di riuscire a realizzare per il movimento umano qualcosa che, per esempio, per la funzionalità cardiaca è l'Holter. Ci stanno provando in tanti, ormai abbiamo capito tutti che nessuno da solo può riuscire a realizzare un qualcosa che riesca a captare dei dettagli del movimento a carico di ogni singola articolazione per andare a ricostruire un modello complesso del soggetto che si muove, tenendo presente che a parità di funzione io corro in un modo e ho la mia storia clinica. Un'altra persona corre in tutta un'altra maniera e magari non ha per niente una storia clinica, di conseguenza il mio intervento dovrà essere tarato su aspetti che sono oggettivi e utili a me, ma per nulla utili ad altri. Faccio un esempio banale e concreto, abbiamo visto prima quel video del ragazzo che seguo io e che, ripeto, è anche un atleta molto molto valido. Lui ha un deficit di reclutamento del grande gluteo destro che gli impedisce di esprimere la spinta del medesimo arto così come lui riesce a fare sull'arto sinistro e non ha nessuna problematica di carattere patologico, semplicemente il suo schema di movimento è quello per il quale quando lui poggia il piede destro al suolo, probabilmente i primi muscoli che lui contrae sono gli estensori di ginocchio, ma non gli estensori d'anca. E questo concetto cosa gli comporta? Gli comporta che sottoposto ad una fatica prolungata, laddove c'è un affaticamento principale di quei muscoli rispetto ai controlaterali dell'altro arto, lui comincia a ruotare di più. Cominciando a ruotare di più tra torace e bacino, comincia a respirare peggio, comincia a ridurre l'intensità dello sforzo che riesce a produrre. È il motivo per cui fino al 37esimo chilometro di una maratona in montagna sta nel gruppo di testa con i gemelli De Matteis e con Puppi che poi vanno a fare i mondiali e magari vincono pure i mondiali e lui finisce quarto, quinto. Perché? Il famoso discorso del sistema dei sistemi è che un sistema condiziona gli altri e magari altri sistemi sono gli effettori di una funzione, regge ed è effettivamente così. Quindi abbiamo capito che riuscire a realizzare qualcosa che ci permetta di interpretare questo per avere informazioni per poi intervenire interessa a tutti, ma che da soli non ci riusciremo. Ecco perché il Politecnico di Losanna dice: io sono il secondo istituto europeo per l'ingegneria e anche per la bioingegneria. Ho bisogno di chi conosce i disturbi muscoloscheletrici e mi può mettere in contatto con la medicina dello sport, la fisiologia dello sport, scelgo Genova, ma ho bisogno anche di chi tratta le neuroscienze dal punto di vista comportamentale, perché sappiamo che la paura del movimento genera tutta una serie di impossibilità di finestre terapeutiche, e ho bisogno anche di chi si occupa di questo. Che aspetta, c'era un microfono, qualcuno che forse non mi ricordo. Ho visto qualcuno che aveva acceso il microfono. No, ok. Posso? Sì, certo. Sono Alfonso Guaglione, buongiorno a tutti. Buongiorno. In parte sono affascinato adesso, in passato ero piuttosto scettico su questo tipo di applicazioni, ma vedo che
come accennavi prima, si stanno diffondendo test ed esperienze in diversi campi di questo tipo di applicazione. Ne ho viste due o tre, quindi sulla affidabilità e la precisione sono, diciamo, confidente. Diventa, la complessità, secondo me, diventa, diciamo, di modello, matematica, quindi mettere insieme tutte quelle competenze che hai citato proprio adesso nelle ultime frasi che hai detto, diventa quello, secondo me, l'unico scoglio, cioè trasformare tutto questo in un modello matematico, che possa controllare il movimento, sembra adesso, secondo me, l'unica variabile incerta. Che ne Assolutamente. pensi? Sì, assolutamente, assolutamente. Io l'ho capito, permettimi di darti del tu, l'ho capito, Sì. sai quando? Quando mi sono imbattuto nella lettura proprio dell'articolo di Brodi e quindi in MATLAB, per cercare di capire qualcosa in merito, ho chiesto all'amministratore del gruppo MATLAB degli studenti di ingegneria dell'Università di Genova di poter avere accesso al loro gruppo. Quando lui mi chiede: "Ma tu sei un ingegnere?" Gli dico: "No, sono un fisioterapista, mi occupo di preparazione atletica perché ho studiato appunto scienze motorie prima di fisioterapia, mi sto occupando di analisi del movimento umano e vorrei capire MATLAB come riesce a codificare tutta una serie di informazioni che vengono caricate sul programma da tutta una serie di sistemi di misurazione." Lui mi dice: "Secondo me sarà più utile tu a noi che noi a te, nel senso che noi ti possiamo spiegare e capirai nel gruppo dalle discussioni MATLAB che fa come funziona, ma noi abbiamo bisogno di chi poi ci permette di capire realmente che succede quando una persona si muove e utilizza delle apparecchiature." Per quanto riguarda il Politecnico di Losanna, qualche settimana fa ho chiesto ad un amico, un collega che vive lì, informazioni in merito, cioè quindi al lavoro che si svolge lì. E, scrivendo una mail lì all'istituto, mi è stato risposto che in questo momento loro, rispetto al modello matematico, stanno pensando che per andare avanti e magari per poter capire qualcosa per risolvere delle discrepanze, sia necessario considerare che qualcosa si deve per forza perdere. Nel senso, ginocchio mentre cammino, debbo considerare soltanto il movimento sul piano sagittale, si piega, si stende. Ma se voglio essere quanto più possibile preciso, cioè considerare insieme alla flessoestensione anche la rotazione che mi va a giustificare quel che succede alla caviglia e quel che succede all'anca, lì probabilmente vado a sporcare anche la prima misura, che è quella di flessione ed estensione. Quindi mi è stato detto: "Al momento dobbiamo semplificarci il tutto sapendo che però ci stiamo perdendo qualcosa." Oppure mi dicevano: "Se sei un allenatore e segui chi corre, a te probabilmente serve avere tutte le informazioni che riguardano il movimento sul piano sagittale, quindi tutto quel che riguarda il movimento lineare, e quindi caviglia, flessoestensione, ginocchio, flesso estensione, caviglia, flesso estensione. Se invece sei un fisioterapista, ti occupi di problematiche di medicina del lavoro, in certi contesti ti tolgo la flesso estensione e ci concentriamo solo sulle rotazioni. Tutto quel che per esempio può succedere in chi movimenta carichi." Cioè, quindi dicevano: "Per andare avanti, meglio settorializzare." Sì, ti ringrazio, credo che sia proprio questo il fatto di semplificare il modello e applicarlo in maniera molto verticale, in maniera tale da ottenere dei risultati affidabili che non abbiano troppe variabili,
Esatto. Non certe. Grazie. Prego, aggiungo un'altra cosa. Quel che probabilmente sarà fondamentale, ma soprattutto che sarà utilissimo per gli utenti finali, è riuscire ad integrare l'informazione cinematica che si riuscirà ad avere con la probabile attività muscolare che viene fuori. Esempio pratico, sempre prendo il ragazzo che seguo. C'è una difficoltà importante con questo ragazzo, cioè che è quella di migliorare la forza in estensione di ginocchio e quindi migliorare la spinta. Ora, quando stendo il ginocchio, sono i muscoli del quadricipite che chiaramente permettono l'estensione del ginocchio stesso. Migliore l'estensione di ginocchio, migliore sarà il lavoro dei suoi muscoli antagonisti, che sono principalmente i muscoli che il ginocchio lo flettono. Quindi pensiamo al bicipite femorale, pensiamo ai muscoli del polpaccio. Ok? Perché c'è una difficoltà a migliorare il lavoro per questo ragazzo? Perché se lo metti sul lettino steso, pancia su, gamba piegata, lui ha difficoltà a stendere completamente il ginocchio. Significa che il rapporto tra la possibile elasticità dei flessori di ginocchio va a limitare gli estensori nel loro svolgere un lavoro. Di conseguenza, riuscire a comprendere il lavoro muscolare dall'analisi cinematica, cioè quindi integrando i dati con degli ulteriori ragionamenti, già quello è un qualcosa che darà agli operatori la possibilità di ragionare poi dopo sulle strategie, perché al momento utilizziamo elettromiografi, in particolare il pantaloncino con l'elettromiografo, che ti dà chiaramente delle informazioni qualitative rispetto alla funzione del muscolo, ma mettere insieme quell'informazione con l'informazione cinematica sicuramente permetterà, soprattutto misurata nel tempo, sicuramente permetterà agli operatori di ragionare diversamente affinché si possa migliorare tutto quel che è l'espressione finale del movimento. Grazie, io vi devo salutare e tra pochissimo un'altra call. Buon Ciao Alfonso. proseguimento. Ciao. Ciao. Piano, posso intervenire? Sì, certo. Buongiorno a tutti, sono Marco Viboli. Ciao Guglielmo, grazie della presentazione. Posso darti del tu? Assolutamente sì, assolutamente. Guarda, io sono, un ricercatore del CNR, mi occupo di robotica, però in verità poi la sera ho una seconda vita che è da allenatore, quindi ho questo Bene. duplice interesse in questo caso. Volevo riagganciarmi un attimo a questo problema della complessità dei modelli matematici e del fatto di poter anche mettere insieme dati diversi, che siano tipo cinematico oppure respiratorio, cardiaco e quant'altro. Avete mai pensato a un approccio, non diciamo modellistico classico, ma un po' diverso di quelli che si chiamano machine learning, reti neurali, cioè il fatto di poter avere questa mole di dati, buttarli dentro a qualcosa e far macinare questo insieme di dati, avere un modello appunto generato dal dato e adattato sul singolo soggetto? Assolutamente, assolutamente. Al momento, e questo è anche un po' argomento di discussione nel famoso gruppo MATLAB dell'Università di Genova, no? Allora, al momento il discorso sembra essere il seguente. Con Remot ci stiamo interessando a misurare semplicemente un aspetto che è quello del movimento. Quindi considero la spalla che fa, misuro i movimenti della spalla.
È chiaro che ragionando su avere un modello, poi dopo bisognerà scegliere tutta una serie di possibilità. Quella del machine learning è indubbiamente molto molto considerata, soprattutto perché da quel che ho capito il machine learning ha in sé tutta una serie di possibili scelte strategiche riguardo proprio agli algoritmi che guidano l'elaborazione dei dati. Quindi sì, assolutamente, assolutamente sì. Però parliamo di qualcosa che sarà estremamente successivo. Parliamo di qualcosa che, ad esempio, RaceFox assolutamente non ha considerato. Cioè, semplicemente ricevo le informazioni che sono precisissime per quanto riguarda la posizione e le integro con i risultati che mi dà la dinamica di corsa della fascia. Quindi semplicemente l'oscillazione verticale, la cadenza, la frequenza del passo, e faccio muovere l'immaginetta che ti faccio vedere sull'applicazione con la frequenza e l'oscillazione che ho desunto da quelle dinamiche di corsa. Punto. Ma non c'è altro. Invece il risultato ideale, finale, di chissà quando sarebbe avere non solo la ricostruzione del modello che dal segmentale caviglia, ginocchio, anca, lombo sacrale va al globale, ma avere la possibilità di utilizzare le variazioni angolari che avvengono in x tempo con x frequenza per avere indicazioni sul lavoro muscolare dei muscoli compresi tra un'articolazione e l'altra articolazione, i muscoli che permettono a livello funzionale, secondo la catena di eventi della catena cinetica, permettono quella funzione che nel frattempo sta variando e confronta variando nell'ampiezza e nel frattempo confrontandoli con i valori fisiologici che stanno cambiando. Perché? Se a parità di velocità oggi ho questa frequenza cardiaca, ho questa saturazione muscolare periferica e tra 2 giorni stesso percorso, stessa velocità, stesso ritmo, facciamo l'esempio della pista perché la pista è piatta ed è 400 metri per tutti, ok? Quindi se corro sempre lì, faccio lo stesso allenamento, quindi stesso ritmo, però i parametri fisiologici non sono quelli dell'altro giorno. Cosa è cambiato? Probabilmente è cambiato la capacità muscolare di essere efficiente. Quindi ti sto dicendo quello che sarebbe proprio il risultato finale. Ad esempio, in questo anno di Covid, dal punto di vista professionale, il Covid, secondo me, ha dato una spinta importante a tirare fuori la qualità degli operatori e anche al tempo stesso la piccolezza di una parte dei sistemi sanitari, perché affinché si possano aiutare i pazienti che dal Covid sono usciti a ritornare al loro ambiente di lavoro, a ritornare alla loro vita sportiva, se parliamo di professionisti, bisogna essere capaci di purtroppo discostarsi da quel che la medicina in merito finora tradizionale propone. Ecco perché io ho messo quella slide che da un'intuizione della Coco, che è molto tipo Feynman. Se conoscessi la Coco, ti sembrerebbe di parlare con Feynman, perché lei dice: bene, quel che abbiamo studiato è un modo per interpretare quel che ogni giorno vediamo. Quindi lei dice: se io ti dico che questo soggetto che ha una problematica respiratoria, una scarsa mobilità del torace, e se ha una scarsa mobilità del torace, la sua frequenza respiratoria al minuto è alta, muove poco le fluttuanti, se muove poco le fluttuanti il suo diaframma si muove poco e quindi si congestiona subito, si affatica subito. Perché metto sto soggetto in palestra a camminare sul tapirulan in pendenza quando in pendenza è richiesta una maggiore estensione e quindi una maggiore elasticità del diaframma? Lo voglio ammazzare a questo? Cioè, ragionare, il discorso che faceva Doyle in Sherlock Holmes. Osservare nessuno lo fa, ma è tutto lì, tutto sommato.
e il Covid ci ha permesso di ragionare in questa direzione. Quindi, se oggigiorno parlo con i miei colleghi e mi dicono no, ma io devo usare la scala di Borg e devo usare il 6-minute working test perché il medico questo vuole, io gli dico sì, va bene. Rispettiamo anche il protocollo e le richieste di chi lavora sulla patologia, ma che di movimento e di fitness non ne capisce niente. Va bene, però noi dobbiamo fare anche qualcos'altro. Ossia, seguito il protocollo, dobbiamo saper leggere durante quel protocollo che è successo. Cioè, se io somministro ad un paziente post-Covid la scala Borg e lui mi dice da 6 a 20 il mio impegno, la mia fatica è stata 20, è la sua percezione dello sforzo. Poi dovrei avere qualcosa che mi faccia capire durante quei 6 minuti di cammino, ha respirato, è stato in apnea, ha mosso il torace, quanto ossigeno ha consumato, di conseguenza quanti passi ha fatto, ha spinto con i piedi, perché poi abbiamo una marea di persone che sono sia anziane ma bambini anche. In realtà camminano senza spingere con i piedi al suolo, camminano utilizzando i flessori d'anca, camminano utilizzando lo spostamento del centro di massa. Cioè, se avessimo un apparecchio come quel che vorremmo realizzare, che ci permette di capire già questo, ossia che abbiamo bambini che camminano senza usare i piedi, e quindi a scuola riuscissimo a fare tutta una serie di interventi coordinativi per insegnare loro a camminare, aggiungo magari a respirare, avremmo eliminato tutta una serie di problematiche da lì all'età matura che non ti dico. Quindi la ricaduta concreta pratica di Remot deve secondo me essere questa, e magari l'obiettivo finale potrebbe essere quel che ti dicevo, cioè avere un qualcosa che riesci a mettere insieme, un modello con i parametri cinematici, con tutta una serie di ragionamenti che presuppongono informazioni di carattere dinamico, quindi prestativo e magari fisiologico. Perché chi realmente vuol studiare, vuol capire, è inevitabile che poi le domande se le fa. Ma Posso aggiungere guarda. qualcosa? Vai, vai. Se posso aggiungere qualcosa, sono Marco Fermi, sono capo progetto e sono quel Marco che Guglielmo ha citato un paio di volte, Sì. che era proprietario del Bed and Breakfast, essenzialmente. Quello che voglio aggiungere è questo, è verissimo, è chiaro, noi ce ne stiamo rendendo conto di man mano che andiamo avanti, il problema remote esploderà, cioè esploderà, sfocerà poi in un problema di modellistica. Però allo stato attuale io sono un pochettino meno ottimista di Alfonso sulla sicurezza che saremo in grado di fare, le misure che ci ripromettiamo di fare, proprio per il fatto che il primo problema è comunque fornire dei dati certi e, diciamo, calibrati, nel senso che si sia che la certezza dell'errore associato a questi dati, in modo tale da poi poter fare dei modelli che effettivamente siano. O meglio, da mettere dentro i modelli tali che da un lato permettono di migliorare la conoscenza del movimento e dall'altro siano anche dei modelli utili poi per fare la diagnostica e quant'altro. Bene, noi siamo a uno step precedente. Siamo in questo momento allo step in cui non abbiamo ancora delle misure certe. Abbiamo tutta una serie di crescite importanti. Meglio, scusate, non è proprio vero. Non è vero che non abbiamo misure certe, abbiamo tecnologie ben consolidate che sono i gold standard, le tecniche ottoelettroniche che sono estremamente precise, estremamente curate ed estremamente efficaci. Peccato che le puoi realizzare solamente in certi contesti. Nella sua relazione Guglielmo ha fatto riferimento alle considerazioni fatte dalla professoressa di Padova, dalla Cocco, mi sembra, cioè del fatto che se vogliamo essere onesti intellettualmente, noi possiamo semplicemente dare una serie di informazioni in contesti di laboratorio. E nei contesti di laboratorio, ovviamente, ho delle informazioni da laboratorio che non sono le informazioni della vita normale. Nella vita, tra l'altro, gli strumenti che abbiamo a disposizione sono anche tali, ad esempio gli accelerometri, che accumulano l'errore nel tempo e quindi da un certo momento in poi le informazioni che danno, pur essendo intrinsecamente strumenti estremamente precisi, perdono in effetti di accuratezza, cioè si discostano sostanzialmente dalla realtà del movimento. Allora, il problema che stiamo cercando di affrontare noi in Remote, prima di tutto, è quello di, attraverso l'integrazione, una delle slide che ha mostrato
Guglielmo era lo schema di integrazione tra inerziale e GNSS, che è uno degli argomenti che stiamo affrontando, ma sono proprio questi i punti su cui è concentrato l'attività di Remo, quello cioè di costruire uno strumento che sia effettivamente affidabile, calibrato, preciso e accurato e che si possa soprattutto utilizzare sia in laboratorio, e già questo c'è, è disponibile ampiamente, ma anche e soprattutto nelle condizioni normali, in quegli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi, che diceva prima Francesco, che si mettono a correre in mezzo per 2 ore per fare il mezzo fondo da qualche parte, o negli allenamenti e così via, e valutare qual è la performance o l'attività, la postura di un atleta dopo 5 minuti o 6 minuti, o valutarla dopo 2 ore. Non ho bisogno di spiegarlo a nessuno di voi che ovviamente è diverso. Questo è l'obiettivo di Remote, cioè poi sicuramente avremo il problema del modello, cioè di capire come utilizzare questi dati, se riusciremo a ottenere i dati con le prestazioni che ci ripromettiamo, no? Come utilizzare questi dati in un modello che sia adeguato per poi realmente poter sfruttare fino in fondo. Aggiungo un ultimo elemento, perché pur essendo io uno di quelli che ha proposto questo progetto, l'ha promosso presso GSA fino a riuscire a ottenere anche elaborare una proposta che fosse sufficientemente convincente per avere un finanziamento importante per realizzare questo progetto. Pur essendo uno di questi, anzi forse uno dei primi che ha iniziato a spingere in questa direzione, insieme a Guglielmo, per quale ragione sono tutto sommato prudente nel raggiungere risultati, perché noi ci ripromettiamo di utilizzare tecnologie come la navigazione satellitare, che sono ben note, ormai fanno parte della nostra, delle commodity quotidiane che ciascuno di noi ha, in una modalità completamente diversa dalla modalità in cui normalmente si usa. Allora, immaginare di utilizzare uno strumento che pure è consolidato, che pure già da almeno 20 e 30 anni è integrato con l'inerziale per ottenere delle misure di maggiore precisione in ambito della navigazione, ad esempio, pur essendo quindi già ormai più che utilizzato, più che sperimentato, eccetera, eccetera, eppure noi ci ripromettiamo di utilizzarlo in modalità talmente innaturali rispetto alle ragioni, al modo in cui viene utilizzato normalmente, che il dubbio se effettivamente si riuscirà o meno, obiettivamente c'è ed è una sfida, è ancora un oggetto di ricerca. Non siamo cioè certi di riuscire a farla, ma sicuramente faremo qualche passo avanti rispetto allo stato dell'arte attuale. Grazie Marco, grazie Guglielmo. Non so se ci sono altre, ora poi vorrei arrivare a chiusura per rimanere più o meno nel format e lasciare poi le persone libere. Se c'è ancora magari spazio per una, se avete, se no possiamo anche chiudere. Non so se c'è qualcun altro. Io direi allora facciamo così, appunto vi manderemo poi il link della registrazione e i nostri contatti. A breve uscirà anche il sito web di progetto Remote su cui ci saranno i riferimenti per rimanere in contatto con noi. Chiudo facendo secondo me una chiosa che è quella che mi viene in mente sentendo parlare Guglielmo e Marco. È sicuramente vero che noi ora ci stiamo concentrando sulla tecnologia. Anche perché quello facciamo di mestiere. Guglielmo nel team è colui che ci dà una finestra sul mondo, diciamo, sull'applicazione, e questo è un valore aggiunto non scontato in progetti di questo tipo. Non sempre gli utenti finali sono così tanto coinvolti fin dall'inizio. Questo, è un valore aggiunto secondo me enorme, perché quello che diceva prima Alfonso, cioè la necessità poi di modellare, di integrare, è certamente un nodo. Vero quello che dice Marco, noi adesso ci concentriamo sulla tecnologia, che sarà challenging sicuramente, ma io confido che ce la faremo. Non per niente è un progetto di ricerca e sviluppo, insomma, ci è stato finanziato in quel contesto lì, quindi ovviamente sarà complicato e avrà le incertezze tipiche della ricerca. Però voglio dire, lo spirito di questo jawbreaker, l'ho detto all'inizio, è proprio questo. Cominciamo fin da subito a coinvolgere coloro che poi ci possono dare spunti sulle attività di modellazione, di integrazione, le attività che stanno a valle della tecnologia in senso stretto. Questo è un po' lo spirito di questo jawbreaker che vorremmo che permeasse un po' tutto il progetto Remote, proprio perché siamo consapevoli che
risolvere il problema tecnologico e basta, non risponde alle esigenze del mercato. Quindi questa è un po' la questione. Ringrazio Guglielmo per l'intervento molto, molto, molto centrato, a mio parere, e per me, per noi che siamo un po' fuori da questo mondo, sempre molto interessante. E niente, ringrazio tutti voi di aver partecipato. Tenete appunto presente che vi manderemo il link con poi anche i riferimenti al sito di progetto. Comunque le due aziende di riferimento saranno appunto GITER noi e Stonex, vedete lì Renzo che è rappresentante dell'azienda Prime del progetto, e poi Marco Guglielmo. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie mille. Ciao, Ciao a arrivederci. tutti. Gaetano, ci Ciao. sentiamo. Ciao, Ciao, Gaetano. grazie. Ciao Renzo. Ciao, Marco. Ciao. Guglielmo, noi ci sentiamo più tardi, allora.